Buongiorno, segni di fuoco, arrivato il vostro turno. Ariete, Leone, Sagittario, come andrà questa settimana 18-24? Settimana che vede soltanto il clamoroso ingresso del Sole nel Toro, di cui ho parlato nel video di stamattina abbondantemente, per cui non mi dilungo a dire cosa succede col Sole nel Toro. Andiamo a vedere però che i segni di fuoco sono quelli supportati da nessun pianeta in questo momento, proprio perché il Sole è passato oltre oggi. L'Ariete è supportato da Saturno in Acquario, unico segno, unico pianeta che supporta i segni di aria. Il resto dei pianeti è concentrato sui segni d'acqua e sui segni di terra. Nei segni di terra troviamo Plutone in Capricorno che va in trigono con Mercurio, Urano e adesso anche il Sole in Toro. Mentre invece nei segni di, quindi abbiamo quattro grossi pianeti nei segni di terra, ma altrettanti quattro, ne abbiamo nei segni di acqua con Giove, Nettuno, Marte e Venere. Quindi guardate voi quanta potenza di acqua e terra abbiamo attorno a noi. I segni di fuoco per ora, non hanno nessuno, ma si rifaranno presto, ve lo dico io. Tra l'altro da fine gennaio entra anche Marte in Ariete, quindi figuriamoci. Allora, vediamo un attimo. Qual è 18-24? Facciamo l'Ariete, vediamo come la settimana dell'Ariete, ok? Caro il mio Ariete, caro il mio Ariete, ho chiesto Plutone in quadratura ormai. Allora, energia interna dell'Ariete. La donna di spada al contrario, energia esterna, il 5 di spade, energia della settimana, il 5 di bastoni, gli amanti al contrario, il 7 di spade. Quanto spade nel segno dell'Ariete? Vediamo qual è la sfida. Il diavolo al contrario. Fondamazzo, il cavallo di coppe, al contrario. Caro il mio Ariete, beh. Allora, numeri 52, 15, 60, 32, 6, 58 e 39. Siete nel mezzo di qualcosa. Perché lo dico? Ci sono molti 5 in questa stesa. Anche il 15 mi riporta un 5, no? No, ma soprattutto i due 5. Se, è come se l'Ariete fosse nel mezzo di un qualcosa, di un percorso, sarei dire. Qual è l'energia interna comunque? Quella è una risposta al contrario. Mamma, che energia antipatica che avete. Molto manipolativa, devo dirvi. Molto artificiosa e artificiale, l'eremita. Il 7 di bastoni. Il 10 di coppe e il 5 di coppe, ancora un 5. Siete nel mezzo del vostro percorso, siete nel mezzo di qualcosa, di un cammino più che altro. Allora, non lo so perché, ho la sensazione che gli Ariete in questo momento si sentano furbi, o almeno abbiano deciso di adottare delle strategie anche di allontanamento, però strategie, ok? Non comportamenti, strategie. C'è un Ariete la cui energia interna è quella di allontanarsi, ma come se si difendesse, se lottasse anche contro il senso stesso della famiglia, contro le proprie gioie. Ma perché? Perché ci sono un sacco di dubbi che ha sta Ariete. Potrebbe essere che c'è un Ariete la cui energia interna è quella proprio del dubbio, del bisogno di fare chiarezza, che gli fa alzare le difese e lo fa agire in una maniera, tra virgolette, contorta, ma perché vuole arrivare alla verità.
Ok, vuole arrivare alla soddisfazione massima l'Ariete e per farlo in questo momento mi sembra ben disposto a tutto, ma proprio ad usare artifici, a non essere naturale, ad essere piuttosto artificioso, ma perché ci sono tutta una serie di dubbi che lo attanagliano. Esternamente abbiamo suo 5 di spade, ragazzi, 5 di spade non è mai una bella carta, ci parla spesso di un'energia che boicotta se stessa, ma anche di perdite, re di coppe e di rimpianti. Se si rimpianti, non ho visto col 5 di coppe, eh? Mago, asso di spade, 9 di coppe. Allora, tutto si rifà o alla famiglia, o una persona di famiglia, un padre, per esempio, un compagno. Ci sono tutta una serie di prese di posizione anche esternamente, l'energia esterna dell'Ariete lo vedo come una persona che in ogni caso ha dei sentimenti, perché i sentimenti ci sono indubbiamente. Qui c'è una persona che al di là di tutti i rimpianti che ha vorrebbe cominciare da capo, mago e asso di spade, ok? Per qualcuno invece, proprio perché sto 5 di spade sotto, occhio, che questa è una persona che la vuole vinta in ogni modo. E potrebbe invece colpirvi molto con le parole, ok? Questa è una persona che vuole vincere comunque. Vuole vincere e secondo me, vi dico la verità, vuole vincervi. Quindi farà di tutto, userà le parole, userà innescare una serie di rimpianti, di dubbi nei vostri confronti, userà farvi ridere. Perché? Perché vi vuole conquistare. Quindi e se non è da voi c'è qualcuno che in ogni caso ci tiene a voi, io ve lo dico, questo re di coppe è molto interessante. E voi però avete un sacco di dubbi. È come se stesse cercando di scardinare una situazione, l'Ariete. Allora, vediamo un attimo come si muove la settimana. La settimana si muove inizio settimana con questo 5 di bastoni che ci parla sempre di incazzature, scusate il francesismo. E qui mi parla di gioie, boh, non riesco a capire per quale sorta di. Allora, 6 di 5 e 6 di bastoni, interessante. Luna, 3 di coppe e amanti ancora. Allora, vincete le indecisioni, i vostri conflitti nascono dall'indecisione, dalla confusione che avete, da queste emozioni che tentate di nascondere. Però c'è una situazione in progress, c'è una situazione che sta andando avanti, io ve lo dico, grande. Interessante questo senso di unione, questo senso di partecipazione, questo senso dell'amicizia, questo senso di tanto, tanto nel senso di avete tanto con qualcuno o qualcosa, o state cercando tanto con qualcuno o qualcosa. Io ho la sensazione che l'Ariete, la prima parte della settimana, la usi per investigare, perdonatemi il termine, all'interno delle amicizie, o dei rapporti di lavoro, ma soprattutto amicizie. Potrebbe essere il rapporto con questa persona di cui parlavamo pure, non lo metto in dubbio. Sta cercando di capire le emozioni, sta cercando di affrontare le paure, sta cercando di affrontare anche le indecisioni che ha. Passa la prima parte della settimana così, sto Ariete, cercando di nascondere le emozioni, di affrontare le proprie paure, di cercare di ritrovare quel senso di benessere che aveva nei confronti comunque o di colleghi ora di amici o di una persona in particolare che sembra voler scappare. Ok, la metà settimana ci parla di amor profano. Ci sono gli amanti al contrario. Gli amanti al contrario spesso decidono, cioè ci indicano la fine di tutta una serie di indecisioni. Quindi, ok. Agiamo, 8 di coppe infatti.
4 di spade, asso di bastoni, 5 di denari. Io credo che il problema dell'ariete sia a metà settimana che si troverà ad avere a confrontarsi, ma anche all'inizio, secondo me, si confronta con le sue stesse paure l'ariete. Paure oppure bisogni. Il bisogno dell'ariete è un po' più profondo rispetto a quello che potrebbe essere una passione fisica. Però a un certo punto, secondo me, a metà settimana cede questa ariete, mette da parte le sue mancanze e cede a questa passione, ok? Infatti poi parla di sopravvento dell'amor profano. In ogni caso, pur con grande stress, ve lo dico, cede alla passione, cede a questo rapporto, a questo sentimento, insomma, mi sembrerebbe più sì, facciamo finta che sia un pretendente, insomma qualcuno che in questo momento offre qualcosa di nuovo ma di transitorio, secondo me quello è il problema. Speranze, però il 7 di spade negli arcani normali è anche la poca chiarezza, l'ambiguità, regina di denari. Sette di coppe, tre di coppe, giudizio, ragazzi. La speranza dell'ariete è che qualcuno torni, c'è poco da fare. Nonostante tutte le confusioni che può avere nei confronti di qualcuno, di qualcosa, la speranza dell'ariete è che qualcuno torni, che qualcuno si manifesti. Questo stesso re di coppe che abbiamo visto qui. Quindi, io credo che ci potrebbe essere assolutamente questa, non solo questa speranza, ma questa possibilità. Guardate, io qua c'ho il giudizio, tra l'altro sotto c'è il diavolo. Allora, ci sono degli ariete questa settimana che fanno i conti con le loro stesse emozioni, le loro stesse paure. Loro hanno paura che un rapporto sia soltanto fisico, passionale, e vorrebbero fare riemergere la parte sentimentale di questo rapporto. Credo che l'avranno vinta a fine settimana, perché effettivamente questa persona ha i sentimenti dentro questo rapporto, e poi un rapporto molto particolare, molto bello, però non è semplice perché inizialmente ci sono un sacco di dubbi che attanagliano l'ariete. Ricordiamoci l'ariete o l'energia che risuona con l'ariete, perché non ci sono reversibili. D'altronde, qual è la sfida? Manca a dirlo, è il diavolo al contrario, che ci parla di tentazione, ci parla di sensualità. Qui c'è proprio un grande spazio alla fisicità questa settimana. D'altronde abbiamo detto, l'ha detto oggi nell'oroscopo, scusatemi, nella giornata, il sole è passato in toro, diventa più sul piacere. Stelle, temperanza, paggio di spade, morte. Allora, dovete assolutamente trasformare questo vostro pensiero. Voi avete voglia, avete il vostro desiderio è di avere un rapporto più equilibrato, ok? Di trasformarlo proprio. Ci sono le condizioni per trasformarlo, però dovete andarci. Ci vuole tempo per trasformare questo rapporto, quello è il problema. Ci vuole tempo. Il vostro desiderio è trasformarlo subito? No, ci vuole tempo. Oggi questo rapporto è fatto di sensualità, è fatto di passionalità. Potrete trasformarlo, però prendetevi il vostro tempo. Ok? Assolutamente. Allora, Ariete, sì, è una settimana all'insegna proprio di questa grande difficoltà che avete nel gestire questo rapporto che è molto fisico con la vostra parte più emotiva. Potrebbe essere l'altra persona che ha questa difficoltà, io non sto a dirvi. Però ci sono i sentimenti, ci sono tanti re di coppe, quindi date tempo al tempo, che le cose accadranno per come le volete voi, secondo me. Allora, i pesci ci sono in questa stesa. Poi abbiamo anche i gemelli. Il toro, poi abbiamo anche il sagittario, l'acquario e la vergine.
ancora il Sagittario, quindi ci sono dubbi su quali sono. Ah, c'era anche il Capricorno. Ok, vediamo qual è l'oracolo di questa settimana dell'Arieta. Una vita che vive questo Saturno, eh. Competizione, ragazzi, bisogna avere confidenza, bisogna credere in se stessi di più ed esprimere il proprio coraggio. Ci saranno delle lotte questa settimana, più che delle lotte, proprio delle competizioni vere e proprie, ma quelle le ho viste soprattutto dal punto di vista lavorativo, nell'ambiente lavorativo. Beh, cercate di avere più fiducia in voi stessi, Ariete, ok? Va bene, per l'Ariete per oggi abbiamo finito. Mettete like a questo video se siete arrivati fino a qui. Adesso passiamo al Leone. Leone finalmente si è tolto tutti quei pianeti contro l'opposizione che aveva. Resta questo Saturno scomodo, ma fino al 2023, ma insomma, ce la faremo. Ce la faremo, caro il mio leone. Allora, vediamo. Il problema del leone, si è tolto le scomodità dell'opposizione dall'acquario, però stiamo attenti a quello che gli è arrivato nel toro, perché nel toro gli è arrivato un ammasso di pianeti in quadratura. Quindi il leone dei segni di fuoco è quello in questo momento, diciamo che se la può passare maluccio, ma perché, ripeto, ci sono troppe quadrature. Sono tutti Sole, Mercurio, quindi dal punto di vista lavorativo ci potrebbero essere dei ritardi, da un punto di vista dei chiarimenti ci potrebbero essere dei ritardi, ci potrebbero, abbiamo Urano che è pure quadrato. Sto Leone si trova nel mezzo in questo momento tra la posizione di Saturno e la quadratura di Urano, proprio non se la passa bene per niente. Però quello è se lo deve gestire per questi 3 anni. Diciamo che è uno dei segni che in questi 3 anni più di tutti possono avere problemi, ma ripetiamo, ci sono ritardi che in ogni caso servono anche a forgiare, okay, la persona e la personalità. Energia interna del Leone. L'asso di mazza al contrario, energia esterna. Il 4 di spade al contrario, energia della settimana. Il 6 di coppa al contrario, l'appeso. Il 7 di denari, sfida per il leone. Il 5 di coppa al contrario, fondo mazzo, la giustizia. Numeri 36, 46, 61, quanti sei? 45, 12, 72, 8, 6, 6, 6 e 12 è il multiplo di 6. Allora, energia interna, l'asso di mazza al contrario. C'è qualcosa che sentite che non inizia, che è sbagliata, proprio lo sentite dentro. C'è poco di fare, non riuscite a farla iniziare questa cosa dentro di voi, non riuscite a dare inizio dentro di voi, che è diverso. Allora, 6 di spade, re di spade, 4 di coppe, fondo mazzo, 10 di coppe. Allora, c'è un leone che insegue la gioia familiare, eccetera, però contemporaneamente è nell'ottica di un grande cambiamento che però non si sente di iniziare, perché il senso di mazza è la vostra energia, è come se voi non vi sentiste di iniziare, di dare spazio a questo grande cambiamento. Anche un allontanamento potrebbe essere, una chiusura. Però è come se non ve la sentiste, siete comunque molto molto razionali, Leone, molto. State cercando di usare molto la ragione. C'è un leone che pensa di aver fatto un errore o di essere vittima
Sì, no, di aver fatto un errore. C'è un declino in questo momento, nella vostra vita sentimentale soprattutto. E voi vorreste in qualche modo allontanarvi da questo declino, mettere in atto un cambiamento, però è come se non ci riusciste. Esternamente abbiamo questo 4 di spade al contrario, che ci parla di una situazione. Di fine dello stress, ma una situazione di apertura, 2 di spade, mamma. 5 di denari, 2 di denari, 3 di coppe. All'interno di amici, colleghi, eccetera, questi amici e colleghi, eccetera, beh, in qualche modo stanno riaprendo i rapporti verso di voi, ok? Però c'è mancanza di equilibrio. Ci sono delle chiusure da fare esternamente, quindi queste energie esterne che secondo me hanno a che fare con il mondo del lavoro, ok? Mi indicano un'energia che comunque non è ancora ben organizzata, ok? Non è ancora ben equilibrata. Comunque c'è l'orientamento a qualcosa di bello. Un brindisi. Esternamente voi state aspettando questo brindisi, ok? Però ancora c'è la mancanza di questo brindisi. Ci sono degli equilibri abbastanza precari esternamente a voi, Leone, eh? Equilibri molto precari. Avete mancanze anche economiche. Qualcuno di voi proprio sta avendo a che fare con mancanze economiche. Esternamente è la situazione economica quella che fa banco in questo momento. Come se ci fossero delle situazioni che si stanno chiudendo, delle indecisioni relativamente proprio a queste situazioni economiche. Questa è un'energia esterna però. Ci sono delle decisioni che non vengono prese esternamente a voi. Da un punto di vista economico e professionale. Allora, vediamo qual è questa settimana. Però vedete, in questa settimana mi parla di un rinnovamento dell'avvenire, il mondo, il 3 di bastoni, la luna e il 10 di denari. Da un punto di vista economico e lavorativo, e lo ripeto ancora, state aspettando, tra i bastoni, state aspettando un'occasione, avete tanta emozione messa in campo, tanta emotività, tanta paura anche, in un certo senso, di questa nuova occasione, di questo avvenire. Qualcosa si sta muovendo comunque, eh? Qualcosa si sta muovendo, sta per arrivare quell'occasione che state aspettando, che avete aspettato. Il problema è che poi, questo è l'inizio settimana, il problema è che poi a metà settimana abbiamo ancora questo impiccato, appiccato o appeso, come volete chiamarlo, chiamate. Ragazzi, questa è una carta deleteria per i miei gusti, che non amo aspettare. 4 di bastoni, amanti, stelle, 4 di denari. Tutte le situazioni che hanno a che fare con i vostri sogni, con la vostra persona di riferimento, quella che state inseguendo un po', con il vostro rapporto stabile, in questo momento sembrano congelati. Sono congelati, sono appesi, restano lì fermi. Questo 4 di denari, voi volete mantenere tutto, il controllo di tutto, tra l'altro, ma è tutto molto, molto, molto fermo, molto presenti i segni gemelli, acquario e pesci in questa stesa. I segni di spade soprattutto, segni d'aria. Quindi, caro il mio leone, a metà settimana, la tua sensazione è che tutto si sia cristallizzato nel tempo. Fine settimana abbiamo questo 7 di denari, finalmente il seme di qualcosa. Fante di denari, ruota, 9 di spade, 10 di bastoni. Una ruota su 9 di spade, mamma mia. È come se ci fosse karmico, è proprio karmico questo movimento, no?
si vuole costruire dal punto di vista economico, professionale, però si va incontro a un periodo di ansia, di angoscia, di pensieri, di notti insonni. C'è un leone che proprio fa notti insonni perché non sa come superare tutta una serie di difficoltà che sono oggettive. Ripeto, soprattutto relativamente alle situazioni lavorative, perché allora, l'idea che ho di questo oroscopo è che il leone si stia concentrando molto sul lato professionale, che abbia congelato in qualche modo tutto quello che è il rapporto, i rapporti più stabili, i propri desideri nei confronti dell'amore. Sono un attimo congelati, almeno questa è la sensazione che mi arriva. Ma perché c'è tutta questa instabilità che ha a che fare col mondo lavorativo? Ok, si sta aspettando un rinnovamento, però questo rinnovamento apparentemente sembra chiuso, sembra che non arrivi, o se arriva innesca tutta una serie di ansie, ok? E di paure. Ecco perché il leone è molto molto concentrato su quello che è questa situazione di rinnovamento lavorativo e congela assolutamente la situazione sentimentale. Questo così mi arriva. Fatemi sapere voi del leone se è così. Perché sta cercando, in qualche modo sta cercando un equilibrio fra le due cose, comunque, perché vedete, ho la giustizia. La giustizia potrebbe essere che qualcuno di voi stia per ricevere delle comunicazioni legali a proposito di questo cambiamento lavorativo, economico, come mi dicono le carte, che state aspettando, eh. La sfida è quella di risolvere queste contestazioni con la parentela, quindi occhio, 5 di coppe, 8 di bastoni, regina di coppe, 6 di coppe ancora. Allora, io credo che ci siano state delle contestazioni familiari con Leone, soprattutto o nei confronti di bambini o nei confronti di persone del vostro passato. E queste contestazioni hanno lasciato spazio a dubbi, eccetera, eccetera. Questa settimana potrebbe essere di comunicazione, per qualcuno potrebbe esserci anche la madre connessa, eh. La madre o la persona, o voi in quanto persona chiamate. Quindi potrebbero essere proprio, perché ho detto la madre, che c'è la parentela qui. Caro il mio leone, la sfida è superare questi dubbi, chiaramente. Sfida è superare questi dubbi, tornare a comunicare, perché qui c'è la comunicazione pure, la comunicazione veloce che è di base. Tornare a comunicare. Qui c'è, in base a quello che sono i rapporti del passato, superare le contestazioni odierne. Superarle con amore, ragazzi. Mettete in campo tutta la vostra empatia, tutto il vostro amore, quello che vi si chiede. La sfida è proprio questa: superare con amore tutte queste contestazioni, questi dubbi, questi rimpianti che vi vengono proposti o che vivete. Ok? Mettete in campo il vostro amore, la vostra empatia, mi dicono le carte. La settimana è controversa, ma sapete perché è controversa? Perché poi questa ruota arriva sul 9 di spade. Perché anche se dovessero arrivare delle notizie economiche che voi aspettate, in qualche modo vi mettono ancora più ansia. E questa situazione congelata relativa ai vostri sogni sentimentali. Fatemi sapere. Allora, acquario, gemelli, pesci, di nuovo acquario. Poi, bilancia, ancora bilancia. Questi sono i segni con cui maggiormente questa situazione, questa settimana, il leone si andrà a rapportare. Vediamo un attimo adesso.
il momento, caro il mio leone. Sei troppo pieno di dubbi, di paure, sul futuro, su quello che è, che non riesci a vivere il momento, ovvero, invece dovresti vivere di più il momento. Balla sul ritmo del momento, ok? Non lasciarti fregare da tutti questi pensieri sull'avvenire, sulle difficoltà. Ok? Ok, Leone, questo era il tuo segno. Metti il like se sei arrivato fino a qui, chiaramente. E noi ci vediamo settimana prossima. Fammi sapere nei commenti comunque. Dammi sempre il tuo feedback, il positivo o il negativo, non importa, però mi sta benissimo, mi va benissimo. Perché mi rendo conto che ho più feeling con alcuni segni e meno con altri. Uno di quei dei segni con cui ho meno feeling è Sagittario. Eccolo qua, Sagittario, ma non perché, non lo so perché. Me l'avete detto e questa cosa ho cercato di farci caso, di essere più attenta quando faccio lo scopo del Sagittario. Quindi per questo vi chiedo di darmi feedback. Perché così io posso porre più attenzione ad un segno, cercare di sentirlo di più. Allora, il Sagittario è un segno che io amo, perché è il segno dell'avventura, io amo l'avventura. È il segno dei viaggi, io amo i viaggi. Non amo del Sagittario la testardaggine e la gelosia, ma di nessun segno si può amare tutto. Devo dire che anch'io non è che per testardaggine e gelosia sia meno del Sagittario, nonostante io sia un segno d'aria, quindi. Sì, non è un segno che mi è indifferente, anzi, io adoro il Sagittario. Quindi il fatto che a volte non lo senta, mi sto cercando di concentrarmi. E poi mi farete sapere dopo la lettura se effettivamente. Fate come fanno quelli dei segni d'aria, che a fine settimana mi dicono c'hai preso o non c'hai preso. A fine settimana, non all'inizio. Allora, energia interna del Sagittario. L'ha preso al contrario, energia esterna. L'otto di spade. Energia della settimana. Il fante di spade al contrario. Il 6 di bastoni, il fante di coppe, sfida del Sagittario, il 6 di coppa, fondo mazzo, il 5 di denari. Numeri 12, 45, 57, 54, 31, 40, 74. Allora, la cosa energia interna è quella di qualcuno che pensa di aver perso tempo con questa presa al contrario. Vediamo perché però. Qualcuno che si sta sacrificando, però senza poterne ricevere i frutti. Vediamo, vediamo. Otto di spade, matto, asso di coppe, quattro di coppe, qua ci ho messo otto di spade. Quindi qui c'è una chiusura di comunicazioni, probabilmente siete voi che lo avete messo in atto, ma anche l'altra persona, secondo me. Caro il mio Sagittario, sei appeso da tempo ad una situazione che non si sblocca e tu però a questo punto chiudi le comunicazioni. Però la tua energia è quella di qualcuno che vuole aprirle queste comunicazioni, ragazzi. Il folle con l'asso di coppe. Quasi quasi sei pronto a buttarti, al dare in là qualcosa di nuovo nella tua vita, di sentimentale. Ti sei incaponito su questo pensiero, tra l'altro, perché non è detto che l'otto di spade sia solo chiusura. L'otto di spade è qualcuno che si incaponisce su un pensiero, si è chiuso nel suo pensiero. Ok? Quindi non è solo una chiusura comunicativa, è proprio la chiusura. C'è un Sagittario che è molto chiuso in questo pensiero. Folle asso di coppe, la tua energia è di qualcuno che vuole fare qualcosa di inaspettato, aprendosi ad una nuova situazione sentimentale, anche se dentro di te comunque continua questo quattro di coppe.
Ce l'hai l'incertezza che forse è meglio chiudersi piuttosto che aprirsi. E secondo me abbiamo quest'otto di spade. Secondo me qualche sagittario è stato criticato. Tre di coppe, tre di denari, cavaliere di bastoni, cinque di spade. Allora, qui c'è un sagittario che ha a che fare con un'energia molto passionale, che a volte si muove anche un po' a casaccio, e che però in qualche modo è stato criticato nei suoi rapporti di amicizia, nei suoi rapporti con gli altri, nei suoi rapporti con una terza persona. Abbiamo un sacco di tre qui. Ok? E qui c'è stata secondo me una battaglia. Quindi questa energia esterna al Sagittario ci parla di qualcuno che in qualche modo ha espresso una critica, ha espresso sì, o si è chiuso da un punto di vista comunicativo perché la vuole vinta. Qui c'è qualcuno che non vuole mollare, eh. Lotta fra titani, due otto di spade di qua di là, una lotta fra titani mi sembra proprio, questo 5 di denari me ne dà la di prova. Qui c'è qualcuno esternamente a Sagittario, molto passionale devo dire, però è una persona che con cui si hanno dei conflitti, conflitti di pensiero, conflitti di azioni, ma potrebbe essere una persona che la vuole vinta ad ogni caso. Potrebbe essere una persona che vi ha fatto delle critiche, ok? Voi non gradite molto le critiche, ecco perché avete un attimo alzato, secondo me, le spade. Non escludo che questa persona vi possa aver fatto delle critiche sul fatto, su una storia 3. Non so perché mi è arrivato così, ve lo dico. Ok, vediamo durante la settimana che succede, va per capirci meglio. Sagittario, inizio settimana c'è una comunicazione, credo, che vi dà una a sorpresa. 9 di bastoni, 9 di denari, regina di coppe, 2 di denari. Allora, credo che a inizio settimana, in qualche modo, nonostante le difficoltà di una situazione, voi abbiate a che fare con un'energia di amore comunque, un'energia di empatia, un'energia a sorpresa anche. Potrebbe essere che Sagittario si rende conto di provare questi sentimenti, così come potrebbe essere provare, non dirli, eh? La regina di coppe li prova, non li dice. Così come potrebbe essere che il Sagittario invece si rende conto che un'altra persona, energia reversibile, nutre questi sentimenti ed è una sorpresa, ok? Quindi non è detto che alcuni Sagittario, non, dai, dalle difficoltà e dal disequilibrio del periodo, non si rendano conto invece di inseguire qualcuno che ritengono bene, eccetera, eccetera. Per amore. Secondo me ci sono dei sagittari che hanno delle problematiche relative proprio a qualcuno che ritengono. Sapete però che mi arriva che ci sono dei sagittari, nome di bastoni, che si sentono bloccati. Perché lo dico? Perché questa è, guardate, qui c'è proprio il blocco, che si sentono bloccati nell'avere quello che vogliono, nell'inseguire se stessi. C'è tanto egoismo comunque, anche. Egoismo, almeno il pensare a se stessi. Si sentono bloccati nel pensare a se stessi. E si sentono bloccati nel. Relativamente a questa persona o a loro che ha dei sentimenti, o ai loro stessi sentimenti, o ai loro stessi sentimenti. Però c'è una sorpresa relativamente a questi sentimenti. Io penso che c'è un Sagittario che potrebbe
Proprio relativamente a, proprio per questo blocco si renderà conto inizio settimana che ci sono dei sentimenti. Vediamo un attimo. Il 6 di bastoni ci parla di solito di vittoria, ma ci parla anche di vita familiare. Fante di spade, giudizio, 5 di coppe, giustizia. Quanti dubbi relativamente a un ritorno? Relativamente a una rimessa a posto della storia familiare, della vostra vita familiare. Quanti dubbi? Ci sono dei Sagittario che sentono il richiamo di qualcuno o qualcosa. Ma soprattutto sentono la voglia di vincere. La voglia di arrivare a destinazione, però questo 6 di bastoni non ci parla proprio di vita familiare. Sentono il richiamo del focolare domestico in qualche modo, di un focolare domestico, ok? Di una vita più familiare, di una vita più tranquilla, più equilibrata, in cui il dare e l'avere siano più equilibrati. Ed è un Sagittario che vuole costruire relativamente a questo concetto. Ok? A fine settimana c'è quest'ansia di riuscire di questo giovanotto che potrebbe anche porgere delle scuse. La ruota, il 2 di coppe, il 2 di spade, l'asso di coppe che ho trovato qui. Ragazzi, perché sono convinta che il Sagittario questa settimana si scontra con i suoi stessi sentimenti? Fine settimana abbiamo questa ruota col 2 di coppe, quindi in qualche modo qualcosa cambia, ma a livello karmico e porta il Sagittario a capire quanto è importante è un sentimento verso una persona, una esclusiva persona, e gli mette un'ansia incredibile, un'indecisione incredibile. Tanta voglia di aprirsi a nuove opportunità, ragazzi. Abbiamo due assi di coppe nella stessa stesa. Quindi, sapete cosa mi arriva da questa stesa? Che il Sagittario sia veramente in un momento particolare, che stia per rendersi conto che quello che in questo momento appare bloccato è quello che vuole. Cosa intendo? Nel senso, il Sagittario vuole una vita più tranquilla, stranamente, beh, Sagittario lo sappiamo che è un avventuroso, però in questo momento vuole una vita più tranquilla, vuole una vita più, tra virgolette, familiare, più dentro le righe, ok? E questa cosa gli mette ansia, gli mette dubbi, perché si rende conto che la vuole con una persona specifica, ha voglia di aprirsi ad una nuova storia il Sagittario, con una persona specifica che ci abbiamo qui, ok? L'abbiamo visto anche qui, che improvvisamente il suo Sagittario capisce che qua ci sono sentimenti di mezzo. Allora, dovete farvi passare questa perplessità, perché qua mi parla di perplessità questa carta, mi parla di passato. Il passato entra a gamba tesa nella vostra vita e vi mette un sacco di dubbi. Re di denari, diavolo. Re di bastoni, 7 di denari. Beh, state seminando qualcosa di buono. Lasciate da parte tutti questi sentimenti negativi che avete, tutte queste perplessità. Qui abbiamo due sagittari. Uno nel ruolo di marito, di persona pratica, eccetera, l'altro invece nel proprio ruolo. Beh, riprendetevi il vostro ruolo. Determinato, forte. Ok, questo rapporto non escludo che siano dei Sagittario che abbiano delle grosse difficoltà a gestire la mole di lavoro che hanno e che diventa una catena in questo momento. Questo non lo posso escludere. E probabilmente anche nel passato c'è stato qualche problema del genere.
Però bisogna seminare per qualcosa di nuovo, ci dicono le carte. Bisogna mettere in atto una serie di comportamenti nuovi, ok? E superare questa dipendenza dal lavoro, dai soldi, dall'essere in possesso. O per qualcuno potrebbe essere bisogno di superare la dipendenza da questa forma di, tra virgolette, patriarcato, nel senso la figura del marito che porta a casa, che mantiene, che sostiene, che lavora, che è di sostegno. Perché questa cosa mi mette un sacco di perplessità, io ve lo dico. È un sagittario che vuole agire più secondo la propria indole. Si sente sacrificato nel ruolo di re dei denari. E quindi è un sagittario che può costruire qualcosa di, sta seminando, ecco. La sfida è lasciare andare questo passato, lasciare andare le perplessità e seminare per qualcosa di nuovo. Se non seminate non potete avere, c'è poco da fare. Ok? Ok, aspetto tutti i commenti negativi che mi manderete, ma non ho. Dunque, vediamo quali sono i segni. Vediamo quali sono i segni. Dunque, devo dire che ci sono molti segni, molte carte di coppe, molti segni d'acqua. Ma è interessante questa cosa di questo rapporto che in qualche modo vi esplode fra le mani. Fatemi sapere. Lo scorpione e l'acquario sono i segni che maggiormente, e la bilancia sono i segni che maggiormente vedo, Scorpione, acquario e bilancia sono i segni che maggiormente questa settimana avranno a che fare con il Sagittario, ma molti segni di acqua. Vediamo. Questa è volata. La libellula, ragazzi. Vivi la tua vita al pieno. Vivi la tua vita al pieno, caro mio Sagittario. Sì, quello che ho la sensazione è che ti sei dedicato a qualcosa trascurando altro, che hai paura di vivere questo qualcosa. Invece no, vivilo appieno la tua vita. Ok? Vivi tutto quanto al massimo. Questo è il momento per farlo. Ok? Perfetto, Sagittario, questa era il tuo oroscopo 18-24. Metti like a questo punto dal video se ti è piaciuto. Ti ricordo di mettermi i commenti. Noi ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.